Lanciamo quindi il guanto di sfida al sindaco attuale Ziberna. Benissimo, allora signori, siamo qui affacciati proprio sul fiume di Gorizia, il Piave, è bellissimo. Case Lisonza questa. Ecco, oppure Lisonza, anche direi, insomma, questa così sarà in sloveno. Comunque andiamo avanti, signori, perché adesso andiamo verso la città proprio di Gorizia, che si trova qui. Vedete, cari cittadini, anche il vostro futuro sindaco ha un cuore e si emoziona. Perché? Perché questo è proprio veramente il simbolo della Gorizia del futuro, che sarà la Gorizia di quando io sarò sindaco. Cosa c'è di meraviglioso? Come si entra che uno si emoziona? C'è una bellissima rotonda, signori, e alla fine della rotonda un supermercato. Veramente l'emozione che mi ha preso quando ho visto questa cosa. Abbiamo iniziato benissimo. Cari goriziani, ecco, come vi dicevo, presto sarò a vostra disposizione per essere il sindaco di questa bellissima città, perché quando andremo ad elezioni magari sarò io, Dipi contro Zibi o chi per lui, insomma, vediamo se appende la fascia al chiodo. Ecco, quando saremo qui, signori, io farò anche questa roba qui delle elezioni, perché per qualche motivo, insomma, bisogna passare anche per questa cosa delle elezioni, ma sarà una formalità, perché sono venuto, come vedete, davanti alla stazione Vittoria, perché ovviamente è già scritto che vinco. Ecco, signor sindaco Roberto Di Piazza, noi sappiamo che il suo mandato fra poco a Trieste scadrà. Sì, insomma, ci vuole. E lei ha dei progetti seri per il futuro. Insomma, uno è peccato che un uomo come me si metta lì e non faccia più. Quindi quando sarò sindaco di Gorizia, signori, verremo qui in Piazza della Vittoria e qui faremo dei piccoli cambiamenti, insomma, perché importeremo veramente delle cose innovative che ha bisogno la città di Gorizia quando lo sarò sindaco. Allora, se facciamo una galleria, signori di Gorizia, non puoi fare una galleria e dopo piazzare un pal davanti, capisci? Perché se piazzi un pal davanti, dopo è ovvio che il signor col tir non può venire. E questa è una cosa veramente che quando io sarò sindaco non avrete più questo problema. Qua potranno venire con i tir, ma forse la facciamo navigabile, perché vi metto il mare, signori. Questa piazza, come la visualizza? Quali modifiche vorrebbe apportare a questa piazza? Ma insomma, piccole cose, ecco, non grandi cose. Grandi cose. Qui metterei il palazzo della prefettura. Qua, okay. Dall'altra parte, al posto della chiesa, insomma, metteremo il palazzo, non so, della regione, per esempio. Come il posto della chiesa? Il posto della chiesa, spostiamo, scriviamo regione, facciamo due cose, insomma, due cambiamenti e si riesce a fare. Allora, abbiamo deciso, signori, che anche Gorizia, quando sarà nelle mie mani, sarà una città che diventerà una città molto giovane. Quindi cosa non servirà più? Queste cose, i contributi, eccetera, eccetera. L'INPS. Ah, tiriamo via l'INPS. Lo togliamo, perché insomma ha il senso che ha dato quello che poteva dare, insomma, ma soprattutto ha preso quello che doveva prendere. E adesso cosa facciamo? Lo facciamo diventare un mercato, un negozio bellissimo, un l'INPS. Discount. Quindi caveremo la P e lo chiameremo solo INS Mercato, che è un bel marchio, insomma, che abbiamo visto già in giro, quindi lo mettiamo qui, la gente è contenta, viene, spende i suoi soldi, ma almeno si porta a casa qualcosa, non come l'INPS che spendi i tuoi soldi ma non porti a casa niente. Là in fondo, che c'è scritto Palazzo del Governo, magari mettiamo un meccanico, scriviamo più la Palazzo del Governo, le auto. Oppure possiamo mettere anche il comune là, perché se si ricorda, tipo Trieste, provincia, regione, prefettura, comune in fondo, signori, e di là, verso in fondo, ci sarà il mare, signori. Il mare. Promessa di Roberto Di Piazza, sindaco di Gorizia, è che a Gorizia, signori, portiamo il mare. Il golfo di Gorizia. Il golfo di improvviso. Bellissimo. Sì. Una cosa, però una curiosità, ma lei come mai è così legato a Gorizia al punto da voler diventare sindaco? Questo suo sogno da quando parte? Beh, guardi, questo sogno parte da molto lontano, da quando ero un bambino di Aiello, addirittura. Con mia mamma eravamo lì ad Aiello e ogni tanto le diceva: vieni che andiamo, ti faccio fare un viaggio in un posto bellissimo. Ah. E dopo lei veniva, si prendeva e si arrivava fino a qui, a Gorizia. Quando arrivavamo a Gorizia, mia mamma diceva sempre: orca, ho sbagliato, dovevamo andare a Trieste. Ma dopo eravamo comunque contenti, perché era molto bello. Ecco, anche attenzione ai messaggi che si mandano, insomma, con certi monumenti. Questa cosa non è bella, perché cosa ci dimostra? Che qui i goriziani bevono. Ecco, vede che ci sono tutte queste signore che proprio drinkano di brutto, il bambino che gli porta da bere, capisce che il bambino ha questo ruolo così. E qua potremmo mettere, non so, come di noi che abbiamo
la fontana dei quattro incontinenti, fare questa cosa molto bella. Quindi la portiamo qua a Gorizia anche la fontana. Molto bella, sì, che anche questa vede, richiama in qualche modo, insomma. Molto bello, e faremo questa cosa qui. Perché? E sarà come Trieste, signori, io voglio ribadirlo, perché ribadire Svibendum è, come dicevano gli antichi. Gli ha ripetito a Juventus, la voleva dirsi. Bravissimo. Ok. Comunque è ripartita, Juventus ha perso contro l'Inter, purtroppo è andata così. E adesso in fondo, insomma, questa fontana bellissima dei quattro incontinenti sarà affacciata sul mare. Perché arriverà fin qua, mare arriverà fin qua praticamente. Questa linea ideale. Questa linea ideale che ci sarà. Bellissima, qua saremo i bagnanti. Una cosa che non dovrò accadere più, signori, quando sarò sindaco di Gorizia, è che verranno questi qui, insomma, a fare spettacoli nel mio teatro. Ecco, questa è una cosa inaccettabile, di questi cialtroni vergognosi che vanno in giro e dopo anche, non so, fanno delle cose, delle parodie, prendono in giro le persone, insomma, che è importante quando sarò sindaco, perché è meglio non chiamare questi qui, che sono cose che anche brutte, insomma, psycho, roba, eccetera, eccetera, ma chiamiamo, ecco, dei personaggi veramente di alto profilo, insomma, anche se sono di muso, non sono di profilo, in questa foto sono personaggi di alto profilo, come il direttore Scataracciolo, insomma, questi qui che sono veramente... Caracciolo, no? Scataracciolo, bravissimo lui. Ecco, signori, questo sarà il confine dove il mare non può superare proprio. Avrà un ordine, ci sarà un ordine comunale, che il mare oltre a questo gradino non può andare. Qui di parte sfileranno delle navi da crociera, della MSC, eccetera, eccetera, che chiamerà il mio amico Bucci, che farà parte della squadra. Avremo le navi fino in fondo, insomma, cosa bella. Lì, ecco, lì di parte ci sarà il battello per grado, ma che comunque starà fermo perché non partirà mai, insomma, perché... Per grado, insomma, c'è la mareggiata, capisce? E il battello, insomma, tante volte non se la sente di partire. Una cosa però che manterremo dell'Inps, che avevano pensato molto bene, è che sotto il simbolo c'è una rotonda, vedi? E le rotonde, signori, saranno la cosa più importante che importerò qui veramente da Gorizia. Metteremo rotonde anche dove non ci sono strade, proprio per il vizio di mettere rotonde, che dovranno essere il simbolo di Gorizia, vedi questa cosa qui. Tanto secondo me che vanno fatti dei gemellaggi delle città, vede, Gorizia, gemellaggi? Trieste, gemellaggi come ho fatto io tanti anni fa, che avevo fatto fare, già quando ero bambino, avevo fatto fare questo gemellaggio da Aiello a San Marino. Veramente? Tanto che dopo quella volta mi ricordo che c'era quel gruppo inglese di ragazzi simpatici, come si chiamava, non mi ricordo, che hanno fatto quel pezzo proprio dedicato a queste due città, proprio We are living Aiello San Marino, Aiello San Marino, perché parlava proprio del gemellaggio tra Aiello e San Marino. Una persona, tutto un pezzo, ecco, anche se qui si vede solo la faccia, però è tutto un pezzo, dopo ho guardato, c'è tutto proprio. E la cosa, ecco, questa cosa qui, ricordiamoci che questi tre individui non devono più venire in questa città, nel mio teatro, a fare spettacoli. Bravissimi. Signor sindaco, una soluzione. So che il castello di Gorizia è un po' iconico in questa città, no? Come lo valorizziamo? Beh, come lo valorizziamo il castello di Gorizia? Intanto diamo un nome che sia simpatico, insomma, che entri in testa. Senso? San Giusto. E San dopo, Giusto? Chiamiamo castello San Giusto perché fa sempre il suo perché. Senta come suona. Se io dico adesso andiamo su al castello di San Giusto, lui si sente contento. Sì, ma... Benissimo. Quindi faremo questo piccolo cambiamento, lo cambieremo a Castello. Piccolo San... cambiamento. Una piccola cosa. Dopo ho visto che ci sono delle rotaie. Sì. Lì a fianco che vanno su dritte. Che finalmente, insomma, riusciamo a dire a quelli di Trieste che portano qua il grande Opcina. Che lo facciamo andare su di là, dai, così almeno non sta fermo. Dai. Ci sono delle cose anche che bisogna anche cercare di superare, cari cittadini di Gorizia, perché quando uno va in giro e vedi questi murales, queste cose scritte dai vandali, come che anche sono diventati bravi di scrivere, vedi, pare, ti pare una cosa stampata, però se metti lì telepass, scritto, no, la parola che imbarazza, insomma, un pochettino le aggiunta. Perché Flaubert? Flaubert, insomma, questa cosa qui, non è bello, ho chiesto a Vittorio la traduzione, uccello fluente, insomma, mi pare che sia una cosa che anche andrebbe evitata, queste cose.
Guardi, allora, come dire, come che la gente non avesse cose da fare, no? Il sabato 17 di febbraio, che andare a vedere questi qui che fanno psicodommage, che si dice psico, lo sa. Sì, questa cosa qui. Se ci sei, le guardi la volgarità, se ci sei dammi un colpo, ma dico io per favore. Vabbè, è uno spettacolo ironico, comico. Sì, solite ovvio. Cose. Intanto mandiamo questi messaggi ai giovani, no? Il solito. Con Flavio Furian, quello lì, il solito, Maxino e Raffaele Prestinenzi, per favore, insomma. Adesso, se vogliamo dire di fare queste cose vergognose, quando io sarò sindaco, cari cittadini, tranquilli che non ci sarà più questo problema. E adesso, signori, lanciamo il guanto di sfida a Zibi e la filastrocca. Per far il sindaco a Trieste, che è affacciata lì sul mare, serve un sindaco importante, serve un sindaco da amare. Per far il sindaco di Udine, che saluta il Tagliamento, serve un sindaco gioviale, serve un sindaco contento. Per far il sindaco a Gorizia, che si specchia nell'Isonzo, serve un sindaco carino, ma anche un pochettino. Ecco qui, se tagliamo, per favore, se no viene fuori una roba che non le dico, insomma, meglio che lasciamo stare questa cosa qui. È andata come è andata.